Le drammatiche vicende di Ponte Cantone si inseriscono nel quadro di ciò che stava succedendo nell'ultimo inverno di guerra, quello tra il 1944 e il 1945, un inverno rigidissimo dal punto di vista delle temperature climatico e molto molto difficile proprio per questo per i partigiani che erano impegnati appunto nella lotta contro il nazifascismo. Già nelle settimane precedenti le squadre partigiane, in particolare delle Brigate Garibaldi, e in collaborazione con le squadre sappiste, avevano colpito la Via Emilia, che era un'arteria di fondamentale importanza poiché collegava tutta la regione e in quel momento si trovava anche vicino alla linea gotica. Nella notte del 12 febbraio 1945 un gruppo di partigiani della 144esima Brigata Garibaldi insieme ad elementi delle SAP, Squadra d'Azione Patriottica, piazzarono alcune mine proprio in questo punto, nell'intersezione tra la Via Emilia e quella che allora si chiamava Via Macallè, oggi intitolata invece ai martiri di quella vicenda. Qui, dove ci troviamo in questo momento, all'epoca scorreva un canale interrato e da qui proprio il nome Ponte Cantone. E in questo punto in particolare, ai lati, c'era un vero e proprio ponte che appunto identifica la località. In realtà nel febbraio del 1945 la zona circostante non era urbanizzata come oggi, come in questo momento, ma ad esempio qui dove ora sorge il monumento era completamente tutto prato, non c'erano costruzioni. Diciamo che le prime costruzioni che si potevano trovare, il primo nucleo abitativo nelle vicinanze, era appunto quello della borgata del Cantone, che era circa 400-500 metri da questo punto e che dove ancora oggi in fondo alla via possiamo scorgere quelle abitazioni. Lo scoppio della mina intercetta il passaggio di una colonna di automezzi tedesca. Tre di questi vengono distrutti, ci sono numerosi feriti e due morti, un bersagliere italiano e un militare tedesco. I morti e i feriti vengono portati qui, nella canonica della chiesa di Calerno, in cui il parroco Don Italo Paderni si prodiga per cercare di aiutare i coinvolti in questo attacco. Come rappresaglia per questo attacco partigiano, i nazisti minacciano di radere al suolo l'abitato di Ponte Cantone. Anzi, piazzano già dei cannoni pronti per perseguire questo obiettivo, ma il parroco cerca in tutti i modi di evitarlo e grazie all'aiuto che lui ha profuso proprio nei confronti dei feriti e di quelli che sono stati coinvolti in questo attacco, l'abitato di Ponte Cantone viene risparmiato e ottiene anche la promessa appunto che Ponte Cantone non sarà più toccata da nessuna rappresaglia. In realtà, due giorni dopo, il 14 febbraio del 1945, intorno alle 8 della sera, alcuni camion arrivano proprio nell'esatto punto in cui era avvenuto l'attentato due giorni prima e scaricano 20 tra partigiani, antifascisti e renitenti alla leva che erano in quel momento presenti nelle carceri di Parma. Dispongono questi 20 ragazzi ai lati, 10 da una parte della strada e 10 dall'altro lato, con le mani legate dietro la schiena, gli viene detto che dovranno cambiare mezzo, quindi loro aspettano di salire su un altro convoglio e all'improvviso vengono fucilati proprio come rappresaglia per quello che era avvenuto nello stesso punto due giorni prima. I corpi di questi ragazzi verranno lasciati per due giorni tra la neve come monito alla popolazione per scoraggiare appunto l'aiuto ai partigiani. Tra i ragazzi fucilati ce n'è uno che viene soltanto ferito. Viene colpito gravemente alla gamba, però non gli viene dato il colpo di grazia poiché si trova coperto dai corpi degli altri compagni. È Oreste Tosini, ha 23 anni, è di Salso Maggiore in provincia di Parma. Oreste Tosini riesce, quando i nazisti si allontanano, riesce non si sa bene come a trascinarsi verso il gruppo di case del Cantone, lì viene trovato da una persona che abita in una di quelle case, trasportato dalla frazione del Cantone fino qui, quindi circa 500-600 metri, sopra un carretto coperto da una coperta. Viene portato sempre in canonica, sempre da Don Italo Paderni.
che cerca di curarlo, di dargli le prime cure. I fascisti però della GNR hanno già scoperto che lui ha trovato asilo presso la canonica e si presentano dal parroco. Il parroco si prepara per andare a Reggio, alla Platz Kommandantur nazista, per cercare di intercedere per la vita di Oreste Tosini. A Reggio il parroco riesce ad ottenere un colloquio con il comandante nazista, che gli promette appunto la salvezza della vita del prigioniero. In realtà, quando torna proprio qui in canonica, trova una macchina che sta caricando con dei militi che stanno caricando Oreste Tosini. Gli dicono che devono portarlo in ospedale a Reggio Emilia. In realtà lo uccideranno poco più avanti. La macchina con a bordo Oreste Tosini arriva dalla parrocchia di Calerno, si ferma qui, sul ponte tra Roncocesi e Cadelbosco di sopra. Oreste viene fatto scendere, gli vengono sparati alcuni colpi di pistola alla testa e il suo corpo viene buttato giù nel torrente. Il corpo viene ritrovato circa 2 mesi dopo alla chiusa di Cadelbosco di sopra. E per ricordare la sua figura, il comune ha intitolato a lui questa strada proprio adiacente, e quindi questa è via Oreste Tosini. Uno dei primi atti del Consiglio Comunale di Sant'Ilario, subito dopo la liberazione, già il 25 luglio del 1945, fu proprio di approvare una proposta di costruzione per questo monumento, un monumento che ricordasse appunto le vittime di quel 14 febbraio 1945, proprio uccise esattamente in questo punto. Si sviluppò una capillare mobilitazione popolare tra la popolazione, davvero straordinaria. Coinvolse l'amministrazione comunale, ma veramente l'intera comunità. Solo per fare qualche esempio, l'opera Pia Grassi offrì il terreno su cui costruire appunto questo monumento. La fornace Medioli e Corradi offrì 10.000 mattoni. La cooperativa Muratori 200 giornate lavorative. La cooperativa Carrettieri, il trasporto dei materiali. E soprattutto quando iniziarono i lavori, molti operai che stavano ad esempio anche ricostruendo il ponte Cantone, quello proprio limitrofo, adiacente alla zona in cui sarebbe sorto il monumento, si offrirono proprio di partecipare gratuitamente alla costruzione. E arrivarono tantissime offerte in denaro al comune, insomma, da associazioni, cooperative, privati cittadini, e quindi davvero fu una mobilitazione popolare veramente, veramente importante, veramente straordinaria. Questo monumento, che più di 70 anni dopo è ancora al centro della memoria storica del comune di Sant'Ilario, della frazione di Calerno, è proprio dedicato ai ragazzi, a questi giovani, tutti tra molto giovani, dai 17 ai 30 anni, che provenivano non dalla zona qui di appunto di Sant'Ilario, ma dalle province limitrofe, sia da Parma che da Piacenza. E in particolare nel giorno della commemorazione, il 14 febbraio di ogni anno, in cui si riuniscono qui in questo piazzale antistante appunto le fotografie dei ragazzi e degli uomini caduti in quella giornata, si riempie di bambini delle scuole, di autorità, di familiari e anche di coloro che provengono dalle province limitrofe toccate da questa storia, da questa vicenda.